Sindaco di Perugia. Allora, ringrazio la Presidente, l'Assessore Bracco e tutti i colleghi. Noi stiamo facendo un percorso a tappe che, muovendosi dentro quelle che sono le decisioni del Parlamento europeo e poi della Commissione, stiamo tentando, diciamo, di metterci tutte le nostre potenzialità dentro questo percorso. Così come ha già fatto la Regione Emilia-Romagna, che dal punto di vista della rappresentazione esterna sembra quella più avanti, ma comunque siamo in competizione anche noi, nel senso che loro con Ravenna sono andati già a fare la presentazione a Bruxelles. La Commissione europea, per capirci innanzitutto il titolo, fino ad ora, o quantomeno negli ultimi anni, era la città capitale europea della cultura. Negli ultimi anni si è estesa al territorio, l'ha fatto la RUR, lo stanno facendo alcuni territori adesso anche italiani, la RUR in Germania, lo stanno facendo alcuni territori italiani, il nord-est. Noi dobbiamo avere un titolo che è un locomotore che però porta dietro tutta la regione, questo è l'obiettivo. Lo abbiamo fatto per tappe, l'idea è appunto quella di utilizzare il capoluogo di regione e la città che ci consente di avere qualche, diciamo così, raccomandazione di alto livello, come dice Claudio, sovrannaturale, però adesso su questo, a parte l'evidente che Assisi ha una capacità di permeare nell'opinione pubblica internazionale e anche ovviamente in quei soggetti che debbono prendere delle decisioni molto forti, ma nel percorso, poi vediamo quale sarà il risultato, ma nel percorso io credo che dobbiamo avere quella maturità politica che abbiamo dimostrato in questi mesi, almeno che ci riguardano, di fare un lavoro congiunto, perché è evidente che se in quell'anno dovessimo essere titolari di questo riconoscimento come Umbria, lo dobbiamo giocare su un territorio che ci consente di essere realmente competitivi, così come lo è stato per altre città, sia italiane che l'hanno fatto, Genova, ma anche altre città europee. Noi ne abbiamo viste alcune, in particolare in Spagna, è evidente che c'è un territorio che viene coinvolto. Presentarci con un bacino di 150-200.000 abitanti è un conto, presentarci con un bacino di quasi un milione di abitanti, soprattutto con le ricchezze culturali che abbiamo, è evidentemente un altro. Il percorso è anche, diciamo, sostanziato da alcuni eventi. Adesso il 23 la Regione presenterà i tre festival dell'estate al Maxi a Roma, Umbria Jazz, Festival delle Nazioni e Festival di Spoleto. Cioè, stiamo dando l'impressione di una rete molto strutturata che, tra virgolette, vende l'Umbria. Quali sono state le tappe? Innanzitutto quello di far dare il via ai due consigli comunali che dovevano in qualche modo legittimare un lavoro delle giunte e dunque approvare un manifesto per la candidatura nei consigli comunali di Perugia e di Assisi, che abbiamo approvato sostanzialmente all'unanimità, forse all'unanimità. Ecco, mi ricordo se il consigliere Bartolini ha votato il documento, Claudio. Era assessore. Ah, era assessore, dunque non votava in aula. Giusto. Questo deve essere la base del manifesto dell'Umbria. Allora, la cosa che vogliamo fare oggi è consegnare formalmente, diciamo, mettere una firma, ma è evidente che il documento che vi sta per essere consegnato deve essere un documento che, non so se con un atto di giunta o con una decisione del sindaco, adesso vediamo, deve costituire il primo nucleo istituzionale promotore di questo evento. Io ho parlato con qualche comune, mi ha telefonato il sindaco di Norcia un po' di tempo fa dicendomi che loro sono disponibili. È ovvio che deve essere una cosa della quale siamo pian piano tutti consapevoli e abbiamo ritenuto opportuno prima le due province e poi comuni sopra 15.000 abitanti come primo nucleo di istituzionale, comitato promotore. Poi città per città le parti sociali, noi abbiamo coinvolto Unioncamere, le due camere di commercio per chiedergli di partecipare a questo percorso, per essere protagonisti fin dall'inizio, per cui è una scala che stiamo salendo gradino per gradino. Non siamo ancora riusciti ad avere un'interlocuzione con il governo nazionale, che è parte
del soggetto decisore di questo evento, perché ancora non è stato, Claudio, non so se hai qualche informazione aggiornata, ma da quello che insomma possiamo sapere non è stato ancora costituito l'ufficio, che credo sia a metà tra Ministero degli Esteri e Ministero dei Beni Culturali. Noi abbiamo informato di tutta questa operazione il capo di gabinetto del Ministero degli Affari Esteri, che è l'ex ambasciatore della Spagna, con il quale abbiamo lo scorso anno festeggiato il 2 giugno nell'ambasciata italiana, il dottor Terracciano, che sa di tutto questo nostro percorso e che insieme a lui all'Istituto Italiano di Cultura lo scorso anno abbiamo presentato l'ipotesi di candidatura, per cui, come dire, i livelli ministeriali, a più alti livelli ministeriali, sanno della nostra candidatura. Dobbiamo, una volta che sappiamo che quella è la cassetta della posta, imbucare la lettera, ma ancora non l'hanno costituita. Ecco, questo è lo spirito con il quale vogliamo costruire questo percorso. Abbiamo chiesto alla Regione di assumersi anche formalmente una parte di lavoro di coordinamento istituzionale, perché lo riteniamo giusto. Poi ovviamente noi ci assumeremo di più l'impegno di la parte tecnico-organizzativa, ovviamente, per quello che è nelle nostre competenze, ma credo che dovremmo trovare anche quella originalità umbra per fare in modo che le disposizioni della Commissione, e dunque la parte più burocratica amministrativa, possano combinare invece con una convinzione nostra politica di viaggiare insieme. Qui ci sta la nostra intelligenza, che deve essere esercitata. Appunto, io non aggiungo altro. Oggi la riunione aveva questo obiettivo di ricondividere ancora questo percorso. Io da parte di alcuni ho ricevuto anche formali manifestazioni di intenti, sia quelli che erano alla riunione qualche settimana fa, ma anche quelli che non c'erano, da parte dei comuni, così come con l'Union Camere e le due Camere di Commercio. Abbiamo già inviato una comunicazione, chiesto di fare un lavoro insieme. Insomma, esistono tutte le condizioni per mettere in campo, con buone speranze, ma soprattutto la convinzione di costruire un percorso che è credibile e che, al di là del risultato finale, che speriamo possa essere positivo, però apre una stagione nuova nella promozione della nostra regione. Al di là ovviamente del risultato, che speriamo vittorioso, ma se noi riuscissimo ad essere in grado di costruire questa rete, questo coordinamento, questa capacità promozionale della nostra regione, dei suoi eventi culturali, del nostro patrimonio, credo che sarebbe un fatto significativo. Dalle cose minime del coordinare le iniziative, non sovrapporle, a quelle di carattere promozionale e via discorrendo, ma non aggiungo altro. Credo che qui siamo tutti in grado di capire quello che significa la potenzialità di un coordinamento. Io mi fermo qui.